Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, come visto dall'intro, ho terminato l'alimentatorino da laboratorio creato con un alimentatore ATX di computer. Questi ragazzi in commercio ne vendono tantissime varianti di potenza. Ci sono i 300, 400, 500, 600, 700, 800 watt. In base alle prestazioni che deve avere il PC, tu vai a scegliere l'alimentatore ATX. I connettori sono su per giù sempre uguali, ci sono i SATA, ci sono IDE, ci sono questi che è proprio il connettore madre che va sulla scheda madre del computer. E basta scegliere alla fine un alimentatore. Io ne avevo uno recuperato, messo da parte in magazzino, l'ho preso e ci ho montato su tutto quello che vedi. E allora premetto che questo interruttore è qui tanto per... era bello, mi piaceva come stava nel contesto, ma non l'ho collegato a nulla. E allora accendiamolo, prendo il cavo rete 220, che è un normale cavo, lo vado a cablare qui e poi c'è on off originale, ventolina originale dell'alimentatore. Ok, perfetto. Ok, questi ragazzi sono i giraviti, quelli che ho acquistato su Amazon con l'errore di prezzo, e il set Stanley preso a 4 soldi, c'era un errore di prezzo assurdo e me li sono presi e non sono malaccio, un buon rapporto diciamo qualità prezzo. Ok, allora avvidiamo questo e avvidiamo questo. E allora 1, 2 e 3. Ok, vi spiego come funziona. Allora, io da questo connettore prendo varie tensioni di uscita della TX. Prendo una meno 12, prendo un più 12, prendo un più 5, prendo un più 3,3 volt. E sono tensioni fisse, 1, 2, 3, 4 fusibili che vanno a proteggermi i 4 canali di uscita. Resistenza e piccolo LED di segnalazione. In più ho voluto diciamo potenziare, rendere più professionale il contesto, ecco, montando questo piccolo step down regolabile, programmabile, con display e tasti di programmazione. Grazie a questo infatti posso arrivare ad avere da 0 a 24 volt. E in questo caso perché, ragazzi? Perché è vero che l'alimentatore di computer non va oltre 12 volt, però io ho utilizzato
il polo meno 12 e più 12, avendo in uscita un 24 volt. Ok, perciò io tramite la TX riesco ad avere una 24, una 12, una 5, una 3 e 3, e in più riesco ad avere tutte le varie tensioni e correnti variabili settate da qui: 2 ampere, 19 volt in questo momento, volendo posso salire 20 volt, 21, 22, 23, 24. Vediamo massimo a quanto mi sale. 24,8. C'è il motore connesso, una corrente di 2 ampere 41. Ora io scendo, abbasso la corrente, la metto a 1 ampere per non fare girare troppo forte il motore. Ok, 1 ampere, perfetto. In questo momento ho un assorbimento di 7, perciò 7 volt come tensione sotto carico. Vado ad aumentare gli ampere e ti faccio vedere come vola oltre i... ok, 2 ampere, dovrebbe arrivare a oltre 15 volt sotto carico. Attenzione, ok, 2 ampere, via. 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, eccolo qua, 20 volt. In questo momento è a 20 volt effettivo, e infatti se io vado sul settaggio sono a, aspetta un attimo, 24. Perciò io per arrivare a 24 devo dargli ovviamente più corrente, perché questo è un alimentatore, un convertitore corrente tensione regolabile. Aumento ancora di più la corrente e ti faccio vedere come arrivo a 24 volt di uscita, perché è normale, se non gli do corrente, ragazzi, la tensione resta bassa. Lo tengo perché, ok, vediamo a quanto siamo. 20, dobbiamo salire ancora. Saliamo ancora, diamo il massimo, perché questo massimo arriva a 3 ampere. Volt a 3 ampere. Perciò oltre i 21 volt in questo momento non mi dà. Vediamo con 25. Niente, l'assorbimento massimo con 3 ampere, perché ragazzi 3 ampere sono pochi, per un motore di questi minimo 6-7 ampere. Qui da etichetta mi dice che 24 volt in DC ha un numero di giri di 2500 per una corrente di 14 ampere. È normale che a 21 volt con attuale 1 ampere 4, attenzione, eccolo qui, 20 e 1 ampere 4 effettiva, e non ce la fa ad arrivare oltre i 24. Dovrei dare molta più corrente, però il chip qua, la schedina, massimo da 3 ampere. Ora facciamo un'altra prova, settiamo una tensione molto più bassa, facciamo funzionare un LED con 3 volt per farti capire che ha una buona precisione. Ok, 3,5 volt, va bene, il motore gira ugualmente ovviamente, però a me non interessa quello. Setto anche la corrente, perché con 3 ampere brucio il LED. In questo caso partiamo con questo, perciò polo positivo e polo negativo, eccolo qui. Do una stretta alle viti,
ecco qua, e io dimostro che se vado a regolare meno corrente, perciò 10 mAh accende meno, anzi eccolo qui, accende molto meno di prima. Idem se lo aumento ancora di più, facciamo 25, dovrebbe accendersi più forte, eccolo qui,